Non fare solo ed esclusivamente passi indietro, ma anche degli spostamenti di lato. Ogni conteso toglie punto nella ripresa, le ammonizioni tolgono un punto sempre. Clinch, una sola ginocchiata, blocco, tiro un colpo, lascio. Quando si scopre, prova a partire, prova a incrociarlo. Se vedi che l'hai preso, continui. Mi fate un applauso a Brenda, per favore? Pronti per cominciare? 70 kg, K1, classe B, 4 round da 2 minuti. Thank you.
Fine prima ripresa. E diamo inizio alla seconda ripresa. Seconda ripresa. E diamo inizio alla terza ripresa. Un minuto, Giammarco! Avanti,
Terza ripresa. E diamo inizio alla quarta e ultima ripresa, signori, fatemi sentire un po' di calore. Bravissimi, belli da vedere. Aspettiamo il verdetto dei giudici. Questo incontro o no? E allora, prima del verdetto, io direi che è doveroso fare un applauso a tutti e due questi ragazzi. Vince questo incontro all'angolo blu Gianmarco Iraghi! Allora, sapevamo che la scuola loro
appunto perché hanno personaggi famosi come Faustino, abbiamo visto che fanno sul team zero passi indietro, quindi sapevo che venivano sempre addosso. Mi sono allenato con i migliori, Matteo Taccini, il compagno nostro finalista Octagon, Armanini che disputerà la finale. Ero sicuro di me e sapevo che potevo vincere, insomma, allenandosi con i migliori si ottengono grandi risultati. Cerco sempre di seguire i consigli loro, che sono le uniche voci che sento in mezzo alla serata e mi danno tutta la carica possibile per vincere, non ho paura di nessuno con loro. Blu combatte per il team Superamento. Signori e signori, facciamo un grande applauso ad Alessandro Santilli! K1 63 kg, fatevi sentire per questi ragazzi! Prima ripresa!
fine, prima ripresa. E diamo inizio alla seconda ripresa. Signori, vi dovete scalare, forza! Seconda ripresa. Signori, è la terza ed ultima ripresa. Questo non vi autorizza a non fare un casino della cosa. Forza! Dai,
contro. Bravissimi, bravissimi. Aspettiamo il verdetto dei giudici. Ma prima del verdetto dei giudici, volevo chiedervi, Edoardo, Alessandro, venite qua un secondo. Edoardo? Alessandro? Edoardo. Cose belle di questo sport che vanno premiate a prescindere. Quindi, se posso dire, voglio premiare l'onore di questi due ragazzi. Allora, dopo le mie chiacchiere siamo pronti a dare un verdetto. Vince questo incontro in maggioranza all'angolo rosso Edoardo Tocci. Allora, questa è una giornata molto molto importante. Non pensavo che avesse colpi così duri, perché guardando altri match suoi sembrava leggerino, invece era abbastanza pesante, ma come avevo già visto era coriaceo e teneva molto bene tutti i colpi. Avevo preso un blocco duro al primo round con il collo del piede destro, che probabilmente avrò riportato una frattura o che non mi teneva più tanto bene. Un po' il dolore, un po' l'affaticamento, che è un anno che sto lontano dal ring, un accumularsi di cose si è fatto sentire e al terzo round ho avuto il calo fisico. Per fortuna l'ho tirata fuori con l'esperienza. La mia carriera da insegnante è stata appena lanciata e per fortuna va molto bene anche con nomi noti di altri sport. Però l'amore non si dimentica, e se mi riproporranno qualche match non credo di dire di no, anzi mi preparerò ancora meglio per ritornare al fiore come stavo prima. Ci sono in questa serata tante persone che non si vedono, ma che poco poco ringrazieremo tutte. Come per esempio, non potremmo combattere se non ci fosse il nostro team della Croce Verde di pronto intervento, quindi fate un applauso anche a loro. Classe A, 3 round da 3 minuti. Fate un applauso a queste ragazze. Primo round. Bravo, uno,
Destro come viene! Fine, prima ripresa. Fatemi un applauso alla nostra bellissima Brenda. Fuori i secondi. E diamo inizio alla seconda ripresa. Seconda ripresa. Ed ultima ripresa, fatemi sentire per queste ragazze.
prossima step. Brava, buono, step più fermo. Dai, meno si addrizza, puntare in faccia, steppalo. Vai rientrare, devi rientrare appena me lo tocco. Metti lo piccolo del pugno. Un minuto, Nadia. Accelera. E si rientra, rientra sotto le sue mani. Rientra il corpo. Accade il braccio a dentro. Lo piccolo è spinoso. Quanto è bello vedere ragazze che fanno botte, io lo ribadisco sempre. E aspettiamo il verdetto dei giudici. Vince questo incontro all'angolo rosso Arianna Xino Saladino! È stata un po' una sorpresa perché non avevo molti elementi per conoscere la mia avversaria, quindi man mano che il match prendeva forma ho cercato di adattarmi un po' al suo stile, che per me era comunque un'incognita, e sì, mi ha sorpreso il fatto che comunque in qualche modo riusciva a trovare delle chiavi o delle risposte ai miei attacchi, insomma non mi ha reso le cose molto facili. E poi ci ragionerò un po' di più a mente fredda, però per ora insomma mi sono abbastanza sentita coinvolta dal match a livello tattico e sono contenta comunque. Signori, un grande applauso a Paoletto di Amstaff Angelini! Il suo avversario all'angolo blu,
combatte per la Pro Fighting Bologna. Signore e signori, un grande applauso a Christian The Bullet Faustino! Round.
Johnson. E diamo inizio alla seconda ripresa. Bravo, quello ce l'ha. Guardami indietro, non spingerlo. Poi Seconda ripresa. E diamo inizio alla terza ed ultima ripresa, fatevi sentire! Thank you.
bravissimi, non si sono risparmiati un colpo questi ragazzi. Ed è bello vedere due ragazzi che combattono fino al completo esaurimento delle energie. Questo incontro all'angolo rosso, Christian the Bullet Faustino. Ho provato a fare una prima ripresa di studio, vedere, assaggiare un po' le botte, come erano, se erano forti o meno, e poi diciamo da metà prima in poi partire. Forse sono partito un po' in ritardo, però dai, diciamo che sono riuscito a partire. Lui molto continuativo, molti colpi di braccia, ecco le gambe devo dire che le ho accusate un po' meno, di braccia devo dire che c'è, molto. Sì, sì. Però sì, diciamo che non dico che sono riuscito a gestire bene il match, però diciamo che sono riuscito a spuntarla, ecco. Adesso ho il 22 maggio un incontro a Milano di Muay Thai e poi dopo non so ancora. Spero comunque di fare ben altro, di essere sempre al top, anzi di migliorare, perché ho tanto da migliorare ancora, moltissimo. È un match di K1, è un titolo europeo, quindi si svolgerà in 5 riprese da 3 minuti. Classe A, 75 kg. All'angolo blu, combatte per il team Buon. Signore e signori, ladies and gentlemen, fate un grande applauso a Mehdi Kada! Thank you.
Signori, è il momento che tutti stavate aspettando. Okay, remember, you can use è il match più importante della serata. You è un titolo Backfist is allowed. Okay. Voglio che only voi one clean. If you close one and you leave. Voce. If you block and legs, one take. K1, 75 kg. Good luck. Classe A. 5 round da 3 minuti. Medicato all'angolo blu. Davide Armanini all'angolo rosso. Fatevi sentire!
all'angolo rosso, Davide The Bull Armanini. Vittoria per Caiano Tecnico. Un applauso al suo avversario, Benichela. Ad Andrea Ferrioli, Alessio Smeriglio, Davide Armanini, Valerio Saccomandi, il nostro videomaker, il nostro DJ Valerio Monzon, la nostra ring girl Brenda. Grazie a voi che supportate tutte queste serate. E cos'altro dire se non buonanotte e buone botte? Sì, ho cercato, comunque erano 5 riprese, una distanza che non avevo mai fatto. E ho cercato, diciamo, di lavorare prima e seconda ripresa sulla risposta, così comunque per prendere le distanze e per comunque studiare il mio avversario, per poi dalla terza in poi iniziare a accelerare e arrivare alla quinta a tutta. E fortunatamente ho riuscito a incrociare bene dei gambe dello kick e l'avversario l'ha un po' accusato e poi sono riuscito a mettere qualche colpo forte al viso che è stato efficace. È un bel diretto sinistro, un bel jab veloce, potente. Però comunque era la prima ripresa, ancora dovevo, diciamo, iniziare a prendere il tempo e il ritmo. Anche mi ha messo un montante al fegato, mi ha appena pizzicato, però comunque c'è un bel bugilato per quel poco che comunque abbiamo scambiato. Piano piano, un match alla volta, arriviamo dove stanno i grandi, diciamo. Thank you.